innegabile, una minigonna o un vestito possono donare subito un tocco di femminilità ed eleganza. Essere femminili ed eleganti però è soprattutto una questione di modo di essere e di atteggiamento, risultato del sentirsi a proprio agio con il proprio corpo. Le gonne e i vestiti non ti fanno sentire bene con te stessa? Ecco quindi un nuovo video con 10 piccoli consigli su come vestirsi femminili ed eleganti solo con i pantaloni. Ma prima lasciami un like e iscriviti al mio canale. E se non vuoi perderti nessuno dei miei outfit e tanti consigli di moda e beauty ogni giorno, seguimi su Instagram, mi trovi come Ele Petrella. Sigla! Comprendi le tue forme. Non basta sapere quale sia la forma del tuo corpo, devi comprendere tutte le tue forme in modo da poter valorizzare i tuoi punti di forza. E poi invece di concentrare le tue attenzioni su le gambe lunghe che le tue amiche hanno e tu no, il sedere alto che le tue amiche hanno e tu no, il punto vita sottile che le tue amiche hanno e tu no, impara a riconoscere i tuoi pregi. Solo in questo modo potrai evitarti errori futuri e scegliere look che funzionano. Segui il tuo stile. La femminilità e l'eleganza hanno più a che vedere con lo stile personale che con la moda del momento. Non obbligarti a indossare mom jeans o collana a rete solo perché vanno di moda. Scegli un look che ti faccia sentire a tuo agio e che ti doni. Solo in questo modo potrai essere realmente te stessa e quindi unica. La moda è bella, ma a volte ci rende tutte uguali. I pantaloni. Veniamo al dunque, se escludiamo gonne e vestiti, rimangono loro e loro soltanto. Croce e delizia, fasciano oppure accompagnano dolcemente le curve delle nostre gambe. Non esistono pantaloni più o meno eleganti di altri. Sicuramente però i cargo con le loro tasche non rientrano fra questi e nemmeno i pantaloni della tuta o i jeans con gli strappi. La sigaretta, culotte, capri a palazzo, flare. Non è una questione di modello, ma di vestibilità. Ciò che ci veste bene ci fa risultare inevitabilmente più eleganti e più sicure di noi. Lasciami un like se vuoi un video su come scegliere i pantaloni più adatti al proprio corpo. I pantaloncini. Le ragioni che possono spingere a ripudiare gonne e vestiti possono essere molteplici. Se si tratta di una decisione presa in seguito ai fastidi relativi allo sfregamento delle cosce, i pantaloncini possono essere davvero un'ottima soluzione. E insieme alle bandelette, ai pantaloncini in microfibra e i collan, sono davvero una svolta per ottenere un look elegante e femminile senza irritazioni. Le camicie. Non tutte le camicie sono femminili ed eleganti, ma convenite con me sul fatto che un look composto da camicia bianca e jeans sia più elegante di un look composto da t-shirt bianca e jeans? Ah, no, le camicie non sono scomode. Lo giuro, si tratta solo di trovare il taglio e la taglia giusta. Se non siete abituati a indossarle, il mio consiglio è di cominciare con una molto morbida, di un ottimo tessuto, non troppo aderente né sul seno né sulle spalle, o più che una camicia, vi sembrerà di indossare una camicia di forza. I blazer. Ammesso e concesso che anche i cardigan sappiano fare la loro figura se scelti accuratamente, i blazer non hanno eguali e rendono l'outfit immediatamente più ricercato. Cominciate dal nero o dal blu e poi valutate colori delicati come il rosa cipria o il beige e d'impatto come il rosso. I tacchi. Non servo sicuramente io per ammettere che un paio di tacchi aggiunga immediatamente un quid in più a qualsiasi outfit. Alt. Se la camminata è quella di un T-Rex, lasciate ogni speranza di essere eleganti e femminili o voi che li indossate. Come dite, non ci sapete camminare? Non servono trampoli da 12-15 cm, ne bastano giusto un paio per assumere subito un'andatura più femminile e un allure più chic. Le scarpe eleganti senza tacco. La comodità può andare a braccetto con l'eleganza e può incontrare la femminilità. Le sneakers sono comode, ma non particolarmente eleganti né femminili. Le stringate sono comode ed eleganti, ma non esageratamente femminili, anche se ci si può lavorare su. Le ballerine sono a tratti comode, eleganti, ma non universalmente riconosciute come femminili. Un'ottima soluzione in autunno e inverno sono gli stivali sopra e al ginocchio. Comodi, femminili, eleganti, caldi e sensuali. Gli accessori e i gioielli, se giusti, possono fare davvero la differenza. Vanno scelti accuratamente, studiando l'outfit di partenza e le proprie caratteristiche fisiche. Ad esempio, una cintura in vita o un paio di orecchini di perla possono rendere la figura più aggraziata e il volto più luminoso. Trucco, parrucco e mani. Non occorre seguire regole precise. Anzi, sì, seguire il proprio gusto personale. Capelli sciolti o raccolti, lisci o ricci, lunghi o corti, con focus make-up sul viso, sugli occhi o sulle labbra e con mani al naturale, con gel o con smalto semipermanente. L'importante è la cura della persona. L'eleganza e la femminilità non sono date unicamente da ciò che portiamo, ma anche e soprattutto dall'amore che nutriamo verso noi stesse.
Spero che questo video vi possa essere utile. Se vi è piaciuto, lasciatemi un like e iscrivetevi al mio canale. Per qualsiasi domanda, scrivetemi nei commenti. E se non volete perdervi nessuno dei miei outfit e tanti consigli di moda e beauty ogni giorno, seguitemi su Instagram. Mi trovate come Ele Petrella. Grazie per aver guardato il video fino alla fine. Qui vi lascio altri due video che spero vi possano essere utili.